a questa primissima puntata di On The Road, un programma tutto in movimento. Come potete vedere alle mie spalle c'è un camper che ci è stato concesso da un'azienda del territorio, ovvero Paolino Camper. Perché il camper? Perché abbiamo scelto questo mezzo? Perché, come si evince dal titolo, è un programma appunto in movimento. Andremo alla scoperta di 5 personaggi del territorio di Siena, della città, 5 volti noti che per lavoro o per passione hanno girato l'Italia e il mondo, portando appunto il nome di Siena in Italia e nel mondo. Il filo conduttore quindi sarà il viaggio. Andiamo quindi a scoprire il nostro primo ospite. Eccoci qui, come potete vedere io non guido, per fortuna direi. Il nostro primo ospite è un personaggio molto amato dal pubblico, soprattutto dal pubblico femminile, è Niccolò Giannetti. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, non so se sei abituata alle telecamere, io un po' meno, quindi sarà, diciamo... Non tantissimo, diciamo. Perfetto, quindi siamo concordi in questo. Allora, calciatore... Come mai hai preso questa strada? Cosa ti ha portato a diventare calciatore? Ma è stata una cosa assolutamente naturale, nel senso che fin da piccolo, insomma, ho iniziato a prendere il pallone tra i piedi e prendevo a calci, distruggevo qualsiasi cosa in casa, vetri, vasi, quindi i miei nonni, i miei genitori erano disperati, però insomma è così che ho iniziato e ho coltivato poi questa passione. Quindi i tuoi genitori hanno detto: piuttosto che farci distruggere casa, sì, portiamolo in un campo, mettiamolo lì dove ci sono le porte almeno. Ecco, il senso di questo programma, il filo conduttore è il viaggio, perché come ho detto prima, appunto questi personaggi, i miei ospiti, tu sei il primo, sono personaggi che comunque portano il nome di Siena in giro per l'Italia e per il mondo, e il tuo lavoro, la tua passione ti ha portato a girare molti luoghi. Sì, abbastanza, diciamo che dai 17-18 anni, quando sono insomma partito per la prima volta da casa, da Siena, ho girato veramente tanto, perché praticamente ho cambiato, diciamo, quasi una squadra ogni anno, quindi l'Italia me la sono fatta in lungo e largo. Però insomma è anche, diciamo, il bello e il brutto del nostro mestiere, insomma. Ecco, hai giocato, come hai detto, hai giocato in tante squadre, quindi hai girato tanti posti. Puoi dirci qual è la squadra che ti è rimasta più nel cuore? Allora, diciamo che ogni squadra mi ha lasciato qualcosa, e chiaramente dico sempre che noi siamo legati molto ai risultati, cioè nel senso a come poi si sviluppa una stagione, come va personalmente, quali obiettivi raggiungi e quali soddisfazioni personali poi persegui. Quindi sono rimasto legato ad alcune città perché chiaramente ho raggiunto risultati ottimi, anche se magari la bellezza della città in sé non era poi così eccezionale, e magari città un po' più belle, però insomma dove ho raggiunto meno risultati le ricordo meno. Diciamo che a Cagliari sono stato 3 anni e sono stato veramente bene, perché comunque la Sardegna è un posto meraviglioso, Cagliari è una bella città. E la gente è caratterialmente molto vicina a noi senesi, insomma un po' chiusi, che però appena si aprono ti fanno entrare veramente nel loro cuore. E poi comunque lì ho vinto un campionato di B, e ho giocato un paio di anni, un anno e mezzo in Serie A, quindi diciamo che sono più legato a quella città, oltre a Siena chiaramente. Certo. Ecco, infatti io dell'accoglienza di Siena ne so qualcosa, come si può evincere dal mio accento, non sono senese, anche se vivo qui da 11 anni, e tra l'altro so che hai giocato nella mia città, a Crotone, hai giocato contro il Crotone con Cittadella, sì, se non sbaglio. Sì, no, ma con Cittadella, con Cagliari, con lo Spezia, quest'anno con il Livorno, sì. Ecco, abbiamo qualcosa in comune. L'ho visitata spesso, sì. Ascolta, hai esordito in Serie A e quindi con i più grandi, con una squadra come la Juventus, sì. Com'è stato? È stato emozionante, innanzitutto non mi rendevo conto assolutamente di dove ero e di cosa stavo facendo, era per me veramente essere, ne parlavamo prima, proprio nel paese dei balocchi, perché giocavo
con compagni fino a mesi prima visti solo in TV, quindi è stato emozionante, lo ricordo sempre molto volentieri, insomma, e anche quello ha fatto parte della mia crescita sia professionale che umana. E, però insomma, spero di poter scrivere ancora altre pagine altrettanto belle, ecco. Ecco, la stagione l'hai trascorsa nel Livorno. Dove ti vedi in futuro, se c'è già qualche cosa in... Allora, diciamo, siamo un po' zingari sotto questo punto di vista, nel senso che siamo costretti a girare e ad adattarci a una chiamata improvvisa che ci dice magari domani mattina prepara le valigie e devi venire là. E quindi non lo so, il mio cartellino appartiene sempre a Cagliari, quindi penso che partirò in preparazione là, se non si muove nulla in questi giorni. E, però sappiamo che insomma in Italia le cose sono un po' lente, quindi non lo so, vediamo, ci sono un po' di posti, che, di squadre, di città che mi piacerebbe visitare e vediamo magari. Possiamo dirle? Magari. No, ci sono talmente tante che... Non vorresti fare un tennis. Quindi vediamo un po'. Allora, domanda che in realtà è anche una provocazione: se il Siena dovesse in un futuro tornare in B, si spera ovviamente il più presto possibile, ti piacerebbe tornare a giocare a Siena? Allora, io l'ho sempre detto, è chiaramente un mio obiettivo, un mio sogno poter tornare a giocare nel Siena, nella mia città, con i miei colori, insomma, e tra la mia gente. È un sogno e per tanti motivi, purtroppo, tra virgolette, ci siamo incrociati solo 6 mesi, diciamo, nel calcio che conta, e quindi spero, insomma, di poter chiudere magari la mia storia, questo capitolo con il Siena in futuro. Però è talmente un interrogativo talmente grosso che è veramente impossibile fare delle previsioni. Anche perché hai portato 2 magliette qui oggi con noi. Sono 2 magliette comunque a cui tieni, immagino, particolarmente, sì, perché hanno 2 significati importanti, accomunati poi dagli stessi colori. Quindi, esatto, la tua vita è in bianco e nero. Sì, in bianco e nero. Colori pochi. No, in bianco e nero. Ho portato, sì, la maglia chiaramente dell'esordio tra i grandi, diciamo, veramente di un anno vissuto di emozioni, di incredulità, che è quella della Juve. E poi ho portato chiaramente la maglia del Siena perché in quei 6 mesi ho vissuto delle emozioni che per me equivalgono a una carriera intera, cioè nel senso sono stati 6 mesi veramente incredibili dove mi giravo in tribuna e vedevo tutte persone che conoscevo, la mia famiglia, i miei cugini, i miei zii, i miei amici di sempre, amici di contrada, quindi tutti, e rappresentarli in campo era, oltre che una responsabilità, era veramente, cioè, una roba che ti caricava in modo assurdo. Immagino. Quindi sì, diciamo sono le 2 maglie più significative che mi porto dietro. Una curiosità che ho sempre voluto, una domanda che ho sempre voluto fare a un calciatore. Voi giocate in tante squadre, è il vostro lavoro, ma nel cuore comunque c'è una preferenza, giusto? La tua? Sì, sì, sì. Sembra abbastanza, immagino... Allora, certo, no, sono cresciuto chiaramente seguendo il Siena, sono sempre stato a vedere le partite allo stadio, con i miei genitori mi portavano allo stadio e ho fatto qualche trasferta, non tantissime, però qualche trasferta l'ho fatta da piccolo e poi, diciamo, sono sempre stato tifoso interista, questa passione per l'Inter me l'ha trasmessa mio babbo e quindi fin da piccolo la prima maglia che ho ricevuto addirittura mi ricordo era di Zamorano 1+8, quindi è diventato uno dei miei idoli e poi chiaramente crescendo e praticando poi questo sport a un certo livello perdi inevitabilmente qualcosa. Pare di essere un po' più distaccato. Forse. Esatto, sì. Ma è una cosa naturale, non è un... E quindi... Però ecco, da piccolo ero molto tifoso interista, sì. Ecco, perché giocare per un interista, giocare nella Juve... Sì. Non deve essere facile. No, infatti non è stato... No, vabbè, a parte gli scherzi, no, non è che a quel punto sì. Chiaramente non pensi più a queste cose. Però diciamo che la simpatia verso i colori nerazzurri mi è rimasta. Ecco, se c'è, immagino, un momento particolare della tua carriera, tra l'altro breve perché sei giovane, un momento particolare che ricordi, insomma,
che porti con te un gol o qualsiasi momento particolare? Allora, intanto ti ringrazio per il giovane, ma ormai sono esperto, non più giovane, perché insomma 28 anni è nel mondo del calcio purtroppo. Hai ragione, scusami. E, bah, diciamo, boh, a parte l'esordio, il gol, sì, il gol in Europa League con la Juve, il primo gol insomma tra i professionisti, è stata una bella emozione. E poi ricordo sempre con piacere anche il primo gol appunto con la maglia del Siena sotto la curva Robur in quell'annata che poi è stata disgraziata tra virgolette, perché appunto c'è stato il fallimento a fine campionato, però sono stati ambedue insomma due gol emozionanti, sì. E poi ricordo sempre con piacere l'anno del Cagliari, quando abbiamo vinto appunto il campionato di Serie B, e ho fatto la mia parte, quindi è stato un anno anche quello molto, molto bello e molto insomma pieno, ricco di soddisfazione. Una domanda invece in generale sul mondo del calcio in generale. Qualcuno dice che magari negli anni è cambiato proprio il calcio come sport in sé, anche l'attaccamento che i giocatori hanno alla maglia. Certo. Tu cosa ne pensi? Come lo vedi il mondo del calcio? Inevitabilmente è cambiato, come è cambiato il mondo rispetto a 30 anni fa. E adesso insomma da un po' di tempo a questa parte nel calcio girano veramente tanti soldi, che però non ci scordiamo che i soldi girano per i top, nel senso noi che siamo leggermente un gradino sotto non ci lamentiamo, per carità, però la gente si immagina sempre milioni e milioni di euro, invece non è così. Però chiaramente è il tuo lavoro, la carriera dura poco, perché se hai la fortuna di giocare 15 anni ad alti livelli, alla fine il guadagno vero ce l'hai per 4-5 anni, il guadagno alto, quindi è normale che ti porta a dover sfruttare questa cosa. Poi è chiaro, io lo vivo sempre molto romanticamente il calcio, nel senso è più una passione per te. Assolutamente una passione, non lo vedo come un lavoro, assolutamente una passione, e mi piace anche magari legarmi alle persone, legarmi alla città, legarmi ai tifosi, legarmi ad un progetto, anche rimettendoci magari qualcosa ecco, a livello economico. Però viverla così non è più difficile anche nel momento poi dei saluti? Assolutamente, però non ti puoi privare di emozioni belle pensando che poi un giorno finiranno, le devi vivere, quindi non lo so, io sono fatto così, la vivo così, e magari, ti ripeto, in carriera ci ho anche rimesso qualche volta economicamente, però non mi sono mai pentito delle scelte che ho fatto, quindi ognuno poi la vive a modo suo, nel senso, quindi per me va bene così. Ma sicuramente hai comunque avuto degli esempi anche a livelli più alti di persone attaccate, di giocatori molto attaccati alla maglia, che non sono andati da nessun'altra parte. Certo. Abbiamo visto Francesco Totti che, esatto, tra l'altro ha concluso, sì, sì, la sua carriera. Appunto, anche lui avrebbe potuto vincere molto di più, però ha preferito comunque giocare sempre con una maglia. Diciamo, non ho un idolo, mi piaceva molto, come essendo un attaccante, mi piaceva molto Crespo, un giocatore che appunto giocava nell'Inter, e poi vabbè, l'idolo, diciamo, sì, dai, l'idolo era Ronaldo, il fenomeno, il vero Ronaldo, sì, quello che ha cambiato, diciamo, un po' il calcio dell'era moderna. Da buon interista, tra l'altro, sì, sì, passano, non poteva essere diversamente. C'è stato un momento in questi anni in cui hai detto basta, ora smetto qui, vado a fare un altro tipo di lavoro, magari un po' più semplice, un po' più stabile? Ma ti dico la verità, allora, momenti in cui ho pensato di smettere, mai. Però chiaramente ci sono dei momenti di difficoltà, non è tutto rose e fiori come può sembrare da fuori. Chiaramente il periodo degli infortuni, il periodo in cui magari vorresti fare determinate cose ma non ti riescono, quindi non giochi, quindi l'allenatore ti vede in un modo e nonostante prima magari avessi un tipo di rapporto, ci sono momenti di difficoltà che magari certe volte ti fanno dire vorrei una vita normale, cioè faccio il mio lavoro, basta, non ho pressione, non ho niente. Dura un secondo quel pensiero, perché poi deve avere la forza di reagire, andare avanti, e poi ripeto, essendo una passione
è proprio quello che ti trascina e ti spinge ad andare avanti. Non è, chiaramente non lo considero un lavoro, quindi nessuno ti obbliga a fare quello che fai, è solo una passione e il pensiero negativo dura veramente pochissimo. Anche perché, come hai detto anche te prima, il calcio comunque è un mondo, è un lavoro diverso, cioè nel senso anche non lo so, un problema alla caviglia, anche il più banale, può diventare però un problema grosso nel Esatto. mondo del calcio. Anche l'età, ricordava giustamente Sì, prima, sì, 28 sì, sì. Sì, anni, si è giovani, però per il calcio si invecchia prima. si invecchia prima, è normale che a 33-34 anni non puoi avere la stessa reattività fisica che avevi a 20 anni o a 22, quindi subentrano altri tipi di aspetti, magari l'esperienza, magari la conoscenza del gioco che chiaramente negli anni è cresciuta. Però sì, gli infortuni sono purtroppo una parte brutta del lavoro, però è una parte del lavoro, quindi la devi accettare e la devi rivolgere al positivo, magari prendendola come esperienza, prendendola come modo per appunto sforzarsi di superare una difficoltà in più. Ecco, se ti dovesse capitare un domani di dover segnare contro il Siena, non so se ti è mai capitato No, durante. Ecco, no, no, no. come penseresti di reagire? Ma non lo so, chiaramente sarebbe una situazione molto difficile, penso, perché non mi è mai successo neanche di giocare contro il Siena, però siamo professionisti, quindi sei a disposizione della squadra che giustamente ti paga. Chiaramente se dovessi far gol 100% non esulterei, però so che sarebbe emotivamente una partita molto difficile. Molto stressante, Sì, una sì, sì, sì. responsabilità No, scherzo, addosso. una volta ho giocato contro il Siena, è vero, Ecco. con la maglia dello Spezia, sì, non ho fatto gol. Però mi ricordo infatti che dopo 40 minuti c'avevo già crampi dalla tensione, Sentivi un da. po' di Sì, 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 pressione. sì, sì. Usciamo adesso un po' dallo stadio, nel senso dal campo da calcio. Conosciamo Niccolò persona. Come ti descriveresti? Cioè, come persona, io ti vedo abbastanza timido, forse, no? Sì, sono un tipo abbastanza riservato, diciamo molto tranquillo, mi piace stare con gli amici, stare con la famiglia, che per me è la cosa più importante in assoluto nella vita. E niente, mi piacciono le piccole cose, tornare magari durante l'anno e passare una serata in contrada con i miei amici a parlare, che ne so, di palio, di tutto, e cose molto normali, molto semplici, ecco, non sono uno che molto. Hai toccato tu l'argomento, quindi ti chiedo se riesci ogni tanto, lavoro permettendo ovviamente, a ritagliarti quei giorni per tornare un po' a Siena. Guarda, dipende un po' dalla città in cui vivo, in cui lavoro. Quest'anno che ero a Livorno e mi sono avvicinato molto a casa, diciamo anche per quello, per vivermi un po' di più, la mia famiglia, la mia nipotina, i miei amici, la contrada, tutto. Quindi riesco durante l'anno, sì, magari quando abbiamo un giorno o 2 giorni liberi, in concomitanza col calendario, a rientrare insomma a Siena. E chiaramente da Cagliari, per esempio, riuscivo molto meno, tornavo magari per le feste o Certo. chiaramente a fine campionato, però in generale provo sempre a ritagliarmi un po' di tempo per riuscire a tornare. Hai viaggiato tanto e comunque vivi lontano da Siena, ma la maggior parte del tempo durante l'anno. Il tuo rapporto con la città com'è? È cambiato o è sempre lo stesso? No, inevitabilmente è cambiato perché la vivo molto meno, però sono sempre innamorato di Siena, cioè quando torno mi piace anche farmi la passeggiata in Piazza del Campo, vedere sempre insomma, i posti belli, perché comunque abbiamo la fortuna di vivere in questa splendida città e magari tornando una volta ogni tanto così riesci a apprezzarla ancora di più che vivendoci magari tutti i giorni. Cioè, la vedi in maniera anche un po' Esatto, più. sì, venendo un po' distaccata e l'apprezzi. Io personalmente almeno l'apprezzo ogni volta come se fosse veramente, come se ci vivessi sempre. L'hai vista un po', l'hai trovata un po' cambiata, ogni volta che torni la trovi cambiata o la trovi sempre la stessa? Noti E qualcosa? sì, è chiaro, qualche cambiamento lo noto sempre, però è il mondo in generale che cambia e ti faccio l'esempio del padel, appunto, che si deve purtroppo adeguare a cose
a noi inconcepibili per una tradizione, per una festa, che però inevitabilmente nel mondo in cui viviamo adesso sono, diciamo, cose a cui ti devi adeguare, appunto. Quindi inevitabilmente cambia, però insomma la bellezza resta, l'importante è quello. Come ti vedi fra 10 anni? Se pensi al futuro, come ti immagini? Ma non lo so, non ho ancora iniziato a pensarci, sinceramente. Penso che rimarrò, almeno spero, insomma, nel mondo del calcio, chiaramente in un altro ruolo. Però insomma il mio obiettivo sarà quello di vivere a Siena, e poi dove mi porterà il lavoro o la vita in generale non lo so, però ad ora vorrei vivere a Siena e rimanere comunque nell'ambito calcistico. Poi è talmente imprevedibile questo lavoro che non si sa. Va bene, io ti ringrazio, Nicolò, il mio primissimo ospite di On The Road, ti auguro insomma il meglio e ci vediamo col prossimo ospite. Grazie.